non siamo né di destra e né di sinistra, né centro-destra né centro-sinistra, noi siamo sopra! La strada, abbiamo chiesto di vedere dove erano finite quelle firme, ci hanno accompagnato nello scantinato e gli mettono l'antimuffo ogni giorno, ma stanno ancora lì. Perché 500.000 persone per i politici che abbiamo avuto in questi 20 anni non contano assolutamente nulla, e soprattutto non conta la nostra Costituzione che prevede la raccolta firme per proporre una legge. E allora abbiamo deciso che era il momento di metterci noi la faccia e di metterci in prima linea. C'è un libro di Etienne de la Poitiers che dice che sostanzialmente l'uomo nasce libero ma preferisce vivere schiavo. Perché vivere schiavo obiettivamente è più facile, non devi decidere nulla, non devi soltanto avere di che mangiare e dove dormire, sei a posto. E la politica ha fatto sì che noi preferissimo vivere schiavi, perché se ci pensate tutto ciò che era già previsto nel piano di Licio Gelli e la P2 era proprio quello di soggiogare i cittadini al potere e impadronirsi del potere grazie all'utilizzo dei media. Pensate allo Stato in cui siamo in questo momento e ditemi dov'è la differenza. Hanno attuato il piano di Licio Gelli, aveva iniziato Berlusconi, sta continuando Renzi. Quello di Renzi è ancora più spietato come piano rispetto a quello di Licio Gelli, perché in quello di Renzi c'è la totale espropriazione dei diritti dei cittadini, dei cittadini. Se pensate che non votiamo già i rappresentanti in Parlamento e nonostante vi sia fatta una nuova legge elettorale abbiano tolto comunque il voto di preferenza, hanno modificato le province e città metropolitane togliendo l'elezione dei consiglieri provinciali, quindi anche lì saranno ora le cariche non più elettive. E la proposta è quella di eliminare il Senato per com'è, per farlo diventare anche quello non elettivo. Se pensate a questo, lo sommate allo stato del paese dal punto di vista dei leggi sulla corruzione, sul conflitto di interessi e il totale possesso da parte della politica dei media, se pensate che il più grande gruppo editoriale, l'Espresso, è in mano a Carlo De Benetti, che è testa comune del PD, e tutto il resto è in mano a Berlusconi, capite che il quadro è completo, non ci sono più margini di azione per i cittadini. Ed è lì che è nato il Movimento 5 Stelle, è lì che ha deciso di mettersi in gioco. Noi dobbiamo, non abbiamo un ruolo esclusivamente politico, noi abbiamo un ruolo sociale, che è quello di far prendere consapevolezza ai cittadini del loro potere. C'è un'immagine che mi piace sempre ricordare, che è quella di una normalissima leva, no? Da una parte c'è tutto il popolo, dall'altra parte c'è il potere, che è una sola persona. Ma noi non sappiamo, non abbiamo mai guardato sotto, non sappiamo che se ci togliessimo tutti lui verrebbe spassato via. Allora dobbiamo fare proprio questo ragionamento, dire ma se noi togliessimo l'appoggio, il consenso, che è l'unica arma con cui si misura il potere, è il consenso. Se noi gli togliessimo il consenso, loro sparirebbero. Noi diciamo sempre che realmente basta mettere il faro sul ladro e il ladro smette di rubare. Il Movimento 5 Stelle in quest'anno in Parlamento sicuramente ha fatto tantissimi errori, siamo stati criticati da tantissime persone, ci sta, siamo esseri umani, sbagliamo, ma su una cosa non abbiamo mai sbagliato, abbiamo rispettato il nostro programma elettorale, siamo stati coerenti con quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e siamo stati onesti. Queste tre cose sono tutto ciò che ci hanno rovinato in questi anni. Coerenza. La campagna elettorale del PD è stata tutta incentrata sugli F-35 che non dovevamo più comprarli, sul voto di preferenza alle elezioni nazionali e sui tagli ai costi della politica. Ditemi una riforma del PD di questo anno che sia andata in quella direzione, nemmeno una. Hanno fatto una legge elettorale senza voto di preferenza, hanno continuato col progetto degli F-35 e non hanno tagliato una lira gli stipendi dei parlamentari. Noi siamo entrati dicendo che ci tagliavamo lo stipendio e l'abbiamo diventato del 50%. Io domani, per gli ultimi 3 mesi, prenderò il mio conto in banca e restituirò allo Stato 19.000 euro. Mi vengono i brividi a dirlo. Però lo facciamo perché la coerenza è uno dei motivi per cui ci hanno votato. Ci avete votato. Ci siamo votati. C'era chi. Avevamo detto che avremmo rinunciato ai rimborsi elettorali, ora Renzi vi racconta che è complicato, che bisogna fare una legge, che chissà quali... Basta fare come abbiamo fatto noi, non fornisci l'IBAN, non ti fanno i soldi, semplicissimo, nello Stato in automatico. Noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, il PD se ne è messo in tasca a 45, il PDL circa 40. Ancora una volta la coerenza. Gli F-35 ci viene a dire il Presidente della Repubblica che dobbiamo comunque comprarli e a me in commissione il Presidente della Commissione di Difesa mi ha risposto che se non comprassimo gli F-35 non potremmo più aderire alla NATO.
A me i romani direbbero sti cazzi, non aderiamo più alla NATO, amen. Se dobbiamo svendere la nostra sovranità nazionale, se dobbiamo uccidere i nostri cittadini perché non riusciamo neanche a pagare più le pensioni e nel frattempo spendiamo 50 miliardi di euro in F-35, a me della NATO non me ne può fregare niente. E allora, se proprio vogliamo dire che il popolo è sovrano, allora chiediamolo al popolo se vuole stare nella NATO a tutti i costi, perché la nostra Costituzione dice che il popolo è sovrano. Noi stiamo facendo delle semplici battaglie da cittadini normali, battaglie di legalità. Abbiamo chiesto delle cose ovvie, abbiamo chiesto che non ci fossero doppie candidature, abbiamo fatto battaglie in aula per chiedere, io la settimana scorsa in aula ho preso la parola per dire fate come volete, perché chiaramente siete un altro partito parlando col PD, ma un vostro deputato, Ribaudo, scrivendo a Matteo Renzi, ha detto che Faraone, che è il coordinatore del PD in Sicilia, si sta muovendo per le liste elettorali, per le europee, per non dire mafia, ha detto in direzione opposta all'antimafia. Io l'ho detto in aula, Rosato, il capogruppo del PD alla Camera, o meglio il delegato d'aula, che il capogruppo è Speranza, si è alzato e ha detto ciò che deve fare il PD lo scegliamo noi. Va benissimo, l'avete sempre fatto, ma allora state dicendo che volete fare accordi con la mafia e non mi stupisce. Aspetta, visto mafia, che settimana mafia, precedente hanno approvato il 416 ter con il dimezzamento delle pene. Ora capite che il 416 ter, e io forse lo sento tanto da siciliano, era il sogno di Falcone e Borsellino. Avere una forte pena per i politici che fanno affari con la mafia di tipo elettorale era tutto ciò per cui probabilmente è morto Falcone. E io alla Camera, quando ho visto quella discussione, sono stato male, ho parlato alla Camera, ho detto mettetevi una mano sulla coscienza, capite quello che state facendo. Poi però la settimana dopo, quando ho visto quello che è stato denunciato da loro stessi del PD in Sicilia, ho capito che il piano era chiaro, che non potevano approvare il 416 ter con le pene aumentate, perché se l'avessero fatto il PD in Sicilia non prendeva un voto. E allora capiamo che questa non è una scelta tra Movimento 5 Stelle e PD, PDL, o meglio Forza Italia, NCD, Lega, non è più questa la scelta. La scelta è tra noi o loro. In Italia in questo momento c'è davvero un bipolarismo, Movimento 5 Stelle e il resto. E il resto non ve lo dico io per campagna elettorale, ve lo dicono le statistiche. C'è un sito fantastico che si chiama Open Polis, vi invito ad andarlo a guardare. Questo sito raccoglie tutte le votazioni effettuate alla Camera dei Deputati e al Senato, dei singoli deputati. Prendete le votazioni di Speranza, capogruppo del PD alla Camera, paragonatele con le votazioni di Brunetta, paragonatele con le votazioni di Alfano, paragonatele con le votazioni di Federica della Lega. Troverete una linea continua, si discute di votazioni alla pari quasi al 90%, poi prendete quella di Mario Di Stefano, la paragonate con gli altri e non dovete dire semplicemente è diverso, dovete dire e io cosa avrei votato in quel caso, e lì capirete se il Movimento 5 Stelle ha agito nel rispetto della volontà del popolo o contro, perché siamo noi il popolo sovrano. E allora se io voto qualcosa che non è la volontà del popolo sovrano, sto tradendo il mio mandato, ed è per quello che noi non siamo convinti che sia ancora un'Italia in cui debba esserci il vincolo di mandato, perché non debba esserci il vincolo di mandato, perché non era stato inserito da parte dei patti costituenti, perché erano persone per bene e quindi erano certi che loro avrebbero agito per la volontà del popolo. Ma non è più così. Noi in Parlamento abbiamo una quantità di condannati, di indagati, che è spaventosa, spaventosa. E allora era per quello che gli facevano paura con le 500.000 firme sul Parlamento pulito, perché sarebbero scomparsi. Ora io non voglio dire che noi siamo meglio degli altri, vi parlo di fatti, vi parlo di dati concreti, andate a guardare tutto quello che vi dico, fatevi voi la vostra idea di quello che vi dico. Ma credetemi che delle 20 proposte che avevamo per le elezioni nazionali a febbraio, il 90% si è trasformato in legge, è depositato come legge in Parlamento e aspetta soltanto di essere votato. Quando Bersani andava nelle piazze e diceva il reddito di cittadinanza perché gli italiani stanno morendo di fame, sarebbe bastato andare dai funzionari della Camera, prendere la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, farla calendarizzare e votarla, era già pronta. Noi abbiamo detto al PD in aula, non vogliamo che sia la nostra legge sulle cittadinanze, il nome non ci interessa, metteteci il PD, copiatela, fate quello che volete, ma fatelo. E non possono, perché?
dovete fare sempre un passo indietro per capire le cose, perché il PD ha il totale appoggio dei sindacati e con il reddito di cittadinanza i sindacati scompaiono. Allora capite che senza i soldi delle vostre tessere dei sindacati i sindacati muoiono, non si arricchiscono più e il PD non c'ha più voti? Il cerchio si chiude, non faranno mai nulla per far sollevare la testa ai cittadini, perché un popolo sottomesso è un popolo schiavo, tuo, controllato. Ora, per queste elezioni europee noi abbiamo un programma in 7 punti, che sono soltanto l'inizio di quello che sarà il percorso dei nostri ragazzi poi al Parlamento europeo, che agiranno attivamente con risoluzioni e con la pressione politica sul Consiglio europeo che fa la direttiva politica. Ma una cosa ve la posso promettere, o anzi non ve la prometto, ve la dico con certezza perché le liste sono già disponibili, il Movimento 5 Stelle è l'unico partito, movimento non sarà, dico partito perché sono gli altri, l'unico movimento che si presenta alle elezioni europee senza nemmeno un condannato e nemmeno un indagato. Fate questo controllo negli altri partiti e ditemi chi dovete votare, perché se c'è una cosa che per me è ovvia è che se tu devi scegliere 70 persone in Italia, 70 sono, 73 che andranno al Parlamento europeo a rappresentarci, ma davvero non trovi 73 non indagati in Italia? Noi abbiamo semplicemente aperto le candidature online, Marco ha cliccato partecipa, candidati, non so com'era quest'anno, c'è scritto candidati, ha cliccato candidati, ha presentato la sua fedina penale sostanzialmente, non era iscritto a partiti eccetera eccetera eccetera, ed è qui oggi come candidato del Movimento 5 Stelle. Sapete chi ha messo il PDL in Calabria? Scoppellitile, arrestato. E in Sicilia ve l'ho già raccontato, Ribaudo che stesso del PD che denuncia affari con la mafia in Sicilia. E allora probabilmente la nostra colpa è di non avere come il PD le veline, di non mettere come capilista persone che prendono voti perché sono già conosciute, sono già famose, ma tanto poi quando verranno elette si faranno da parte mentre è seconda, che fanno da traino loro. Noi mettiamo nelle liste persone sconosciute alle procure e che sanno di dover dare il 100% per cambiare il corso della storia. Noi abbiamo il vincolo di 2 mandati, significa che con tutto l'opportunismo che possiamo persino immaginare non ci arricchiremo mai di politica, facciamo 2 mandati e ce ne andiamo a casa. Quindi l'unico obiettivo che abbiamo è fare davvero qualcosa, perché quantomeno il nostro nome, il nome del Movimento 5 Stelle rimanga nei libri di storia come quelli che hanno provato a cambiare le cose, e credo che alla fine rimarremo come quelli che le hanno cambiate davvero. Però per fare questo serve davvero l'impegno di tutti, io lo dico ormai ogni giorno, chi ha la sfiga di guardarmi pure i streaming ogni tanto avrà nausea di questa cosa, dico che ognuno di noi deve essere un televisore ambulante. Ognuno di noi deve rompere il muro dei media, perché sono media assolutamente controllati, l'ho detto prima, De Benedetti da una parte e Berlusconi dall'altra, e prendersi la responsabilità di informare quelli che ci stanno accanto. Non significa andare per forza per strada come gli attivisti che fanno i banchetti e tutto, ma guardate il vostro nucleo familiare, avrete sicuro quantomeno un indeciso, uno del PD e un astensionista. Queste 3 persone sono tutte e 3 del Movimento 5 Stelle, ma non lo sanno, perché quello del PD pensa di far parte del Partito Democratico. Chiedete a un elettore del PD di scrivere una proposta di legge a Speranza, come fanno molti, e potete provare a farlo anche voi con me, e vedere se Speranza gli risponde. Io settimana scorsa ho depositato un'interrogazione parlamentare scritta da un ragazzo di Milano, io sul mio blog mariolistefano.it trovate una pagina che si chiama Interroga il Governo, vi spiego come fare un'interrogazione parlamentare, voi la scrivete e io la deposito per voi. Provate a fare lo stesso con Speranza, provate a fare lo stesso con chi rappresenta gli elettori del PD. Non solo non le guarderanno, ma a me Scotto di Sel un giorno mi disse: voi non potete cavalcare il sentimento del popolo, perché noi abbiamo un dovere di pedagoghi verso il popolo. Io guardo Scotto e ho detto: ma tu chi sei per fare il pedagogo del popolo? Il pedagogo? Ma io chi sono più di voi per poter io pensare di istruirvi alla politica? O Scotto stesso, l'unica cosa che ha fatto Scotto nella sua vita è non lavorare mai, quindi può insegnare cosa significa fare economia a una mamma di famiglia con 3 figli? No, non lo può insegnare. E allora usciamo da questo, è un po' il Matrix qua, ora io vedo una pillola azzurra e una pillola rossa, voi scegliete quale prendere. Ma quando prendete quella azzurra siete voi che dovete iniziare a prendere le informazioni, io non posso darvi altro che questo, cioè io vi metto posso dirvi quello che è successo fino a oggi, voi continuate il percorso, perché se il Movimento 5 Stelle un giorno dovesse trasformarsi nel partito che vi dice è così,
diventerebbe in automatico il PD e il PDL. Noi vogliamo dirvi, questo è successo, è storia e sono gli atti che lo dimostrano. Fatevi la vostra ragione, poi magari uno continuerà a votare PDL, quello che gli pare, se uno si sente attratto da votare un condannato come Berlusconi, faccia pure, per carità. Ma io vi devo dire chi sono queste persone. E allora noi al Parlamento Europeo faremo quello che, poi vi racconterà i sette punti Marco, al Parlamento Europeo faremo quello che abbiamo fatto al Parlamento Italiano, tirare fuori tutte le magagne che ci sono. Vi dico solo un dato: dei 6 miliardi di euro che spettavano all'Italia per la ricostruzione dei terremoti, Abruzzo in primis, non sono arrivati neanche un euro, perché i Vazzanicchi e Borghezio che ci rappresentavano insieme a tanti altri non hanno capito, perché era scritto in inglese, che scadeva il termine per presentare i progetti. Sapete cosa è successo? No, ora capite l'assurdità. La comunità europea questi soldi li ha dati all'Irlanda, che ci ha costruito delle autostrade, sapete come le hanno chiamate? Italian Airways. Questo per dirvi lo stato delle nostre istituzioni. Il Parlamento Europeo sono sempre visto come un posto dove mettere gli amici per farli campare bene. Noi vogliamo portare una figura nel Parlamento Europeo, che è la stessa che abbiamo introdotto nel Parlamento Italiano in questi giorni, e che li manda al manicomio perché non sono abituati ad avere a che fare con questa figura, si spaventano, ci guardano con gli occhi strabuzzati, è l'onesto. Vogliamo portare delle persone oneste al Parlamento Europeo, che facciano quello che un normale cittadino farebbe. Non vogliamo i fenomeni, non vogliamo gente che pensa di andare lì e fare cambiare la sorte di tutto in una mossa. Vogliamo persone oneste che si impegnano.